Al Teatro Mercadante di Altamura è stata presentata la stagione teatrale 2016-2017. Qui nel foyer abbiamo fermato Silvano Picerno, che è il direttore organizzativo, per chiederci di presentarla. Quante sono le date e quali sono gli ospiti? Allora, le date sono tantissime, sono ben 15 date in 5 mesi, tant'è che abbiamo inventato lo slogan "Il teatro è casa", perché ormai bisogna venire con la brandina direttamente, perché ci sono ben 3 spettacoli mensili in questa terza stagione teatrale, perché non sembra, ma il tempo passa, quindi abbiamo voluto ampliare ancora di più rispetto all'anno scorso, passare dalle 12 alle 15 a 15 spettacoli, e ci sono sempre 3 rassegne, come dicevi tu, quella di prosa classica, quella di musica, teatro e musica, e quella di comicità. La prosa resta sempre 6 spettacoli a doppio turno, poi c'è la musicale, diventa di 5 spettacoli, e la comica di 4 spettacoli. Ovviamente li vediamo scorrere mentre noi parliamo, quindi l'elenco è lungo e quindi non è il caso di citarli tutti, però l'evento eccezionale ce lo devi svelare. L'evento speciale, dici, quello punto interrogativo, non lo posso svelare per due motivi. Io non la mando in onda l'intervista se non sveli. Non lo posso svelare per due motivi, perché realmente non è ancora certo, perché siamo ancora per un pur parler, perché è un artista internazionale addirittura, per cui non possiamo, abbiamo bisogno di più tempo per organizzare il tutto, quindi ci vorrà almeno un mese e più, quindi lo annunceremo a settembre. Abbiamo pronto anche un piano B, dovesse saltare il piano A, per cui non l'abbiamo fatto per essere dei carnefici, ma semplicemente perché veramente non si può. E poi a teatro c'è la scaramanzia, non mi puoi chiedere questo. Va bene, comunque scherzi a parte, è aperta la campagna abbonamenti dal 15 giugno fino al 15 settembre. Con l'amministratore unico della società Teatro Mercadante SRL, Vito Barozzi. Allora, quanto è difficile continuare a sostenere un teatro, quindi una meritoria impresa culturale, solo con lo sforzo dei privati? Ma più che difficile, devo dire quanto è oneroso, perché alla fine si tratta solo di finanziare e quindi mettere a disposizione il disavanzo che purtroppo c'è. Diciamo, il disavanzo è di circa 130.000 euro di quest'anno, però da precisare 70.000 euro sono di ammortamento, quindi di attrezzature che abbiamo dovuto approvvigionare per il teatro, e altri 60.000 invece proprio il disavanzo sulla differenza tra incassi e uscite. Però diciamo che fino a quando avremo la forza economica, imprenditoriale di farlo, lo faremo con piacere, perché così come sempre abbiamo detto, dobbiamo anche noi imprenditori fare qualcosa per il territorio. E devo ringraziare gli sponsor che ci danno una mano in questa avventura. Un grazie veramente di cuore a tutti gli amici imprenditori che ci aiutano a sostenere il Teatro Mercadante. Con Dinko Fabris, direttore artistico del Teatro Mercadante di Altamura, facciamo il punto un po' di tutte le attività, anche un primo bilancio della sua attività alla guida di questo storico contenitore culturale. La prima stagione che ho curato di opere, concerti, è stata estremamente soddisfacente. La gente ha potuto ascoltare musica di ogni tipo, senza distinzione, senza classificazione, con grandi personaggi. Quello che abbiamo imparato è che gli altamurani amano Mercadante. Un extra spettacolo con la prima esecuzione della Caterina di Brono, una prima assoluta di tutti i tempi, ha convinto particolarmente che quella è la strada giusta, quindi inseriremo sicuramente in futuro, e speriamo ogni anno, qualcosa di importante che richiami l'attenzione internazionale su Mercadante, su questo teatro meraviglioso. Per il resto ci saranno ancora concerti di tanto gusto e di tante epoche diverse, dal barocco al jazz, e con una, credo, una bella sorpresa che sarà annunciata al massimo a settembre.